buonasera, bentornati in un nuovo video. Qua ragazzi, adesso vi farò un piccolo video dove mangerò insieme a tutto lo staff Aprilia, che c'è un grande chef che qui sotto sta cucinando e infatti sta parlando adesso, raga. Quindi vi farò, appunto, assaggeremo questo menù che sarà questo chef. Sotto ragazzi scenderanno i piloti di Aprilia e c'è anche Max Piaggi. No, vabbè ragazzi, mi sto sentendo in mare, vi faccio vedere. Un via libero perché sono venuti a prendere da mangiare. Comunque ho visto Max Biaggi, Sì, sta qua sotto col cappellino, si è camuffato, è andato a prendere la magna, ho visto. Vuole fare furbetto, mi ho scioccato. Quindi ragazzi, sono emozionato, maronne mia. Qui abbiamo anche il posto riservato Joker, grandissimi. E c'è il posto riservato, signori. È un buffet, quindi che facciamo adesso? Andiamo giù, faccio un po' di riprese che prendo qualche piattino e andiamo ad assaggiarlo. So che sono tipo delle portate con delle capesante e roba del genere, quindi sono curiosissimo, andiamo giù e proviamo. Queste le voglio a casa, raga, cioè, ma quanto sono belle, queste mie di nuovo. Questa l'ho provata io, bellissima. Allora ragazzi, ho preso i piatti, vi dico solo una cosa, ho rischiato di perdere Valentina, perché è arrivata veramente Giulia Lellis pure, quindi che saluto, ciao Giulia, sicuramente vedrai i miei video, però va bene lo stesso. E sotto infatti ci sta Iannone, Giulia Lellis e c'è anche Max Biaggi. Amore, tu questa ancora sta tremata, sta sentendo male, vi faccio vedere quello che ho preso, ok? Allora, questa da quello che ho capito è una lasagna con crema di scampi, alla crema di scampi. Questa è una tartare con una mousse che non ve so dire perché non mi hanno spiegato che c'è stato, è a buffet che ho preso io, idem. Dai robetta. Abbiamo preso ragazzi il manzo crudo con una salsa sola che mi devo far spiegare e questo rotolino di zucchina. Ok, andiamo ad assaggiare. Intanto assaggiamo questo qua ragazzi. Ok, assaggiamo questo. È una crema al formaggio. No amore, quanto è buono. Questo sta a morire. Questo sta a morire, amore. Amore. Sta a morire Valentina. Vediamo quest'altro. Assaggiamo. Sono praticamente identici, cambia solamente la forma. Assaggiamo questa qua, questo roll di zucchina. No raga, allora roll di zucchina crudo, Philadelphia e formaggio, pinoli, zafferano fatta a sfoglia, no, è una cosa assurda. Valentina sta ancora morendo che c'era Giulia Lellis di sotto, ce la stiamo giocando palesemente. E qua la vista è diventata a Bordeaux. Ti faccio più quanto sei bello, lei è l'ultimo grande. Assaggiamo questo qua ragazzi. Madonna che buono ragazzi, manzo affumicato con una maionese di rapa rossa con i mirtilli, no ma quanto è buono ragazzi. Poi facciamo questo qua che è la lasagna agli scampi, speriamo che la cottura sia al dente, speriamo. Raga, pazzesco. Ma lo scampo è crudo, scampo crudo. Non
piatto. Infatti guarda, questo me l'ha dato la signora qua. E poi, scusate, non è uno scampo, sopra sono messo un gambero crudo, gambero rosso crudo con la crema. Quanto è buono, raga! Mentre andavo a prendere altre cose, ci ha fermato Max Biaggi e ha detto: ma perché tutti questi tatuaggi da mia ragazza? Gli ha detto, ma visto, mi ha fatto, mi fa, però sono bellissimi. E niente, gli ho rubato anche una foto, ve la metto qua adesso, qua ragazzi, madonna, troppe emozioni tutte insieme. E ho preso un altro piatto che ha fatto, sono delle capesante, raga, con pepe rosa e una salsa che non mi ha detto gli ingredienti perché non voleva darmi l'ingrediente segreto di questa salsa. Questa l'ho ripresa, raga, per quanto è buona. Quindi assaggiamo intanto la capesante, visto che tanto comunque per quanto riguarda la pasta prima già l'abbiamo assaggiata. Assaggiamo questa capesante, sono curioso della salsetta. Buonissima, buonissima. Sono già quasi pieno. Qua abbiamo i dolci da assaggiare, li assaggiamo tra poco. Ok raga, siamo arrivati all'assaggio dei dolci. Io partirei prima con la mousse, dovrebbe essere mousse di cioccolata con fragole e una, non lo so, c'è una fettura di fragole, non capisco bene che c'è. Assaggiamo. Mentre quest'altra, frutto della passione, cioè qua c'è il mango, sicuro c'è il mango, raga, per me è solo mango, poi vediamo un attimino, non so, curioso. Mi sa che è una panna cotta al mango con una sbriciolata di qualcosina che non so che cos'è, vi faccio vedere. Eccola. Ma domani rimettiamo qui. Mamma, quanto sa di mango! Pazzesca, raga. Buona. Madonna. Sa un sacco di mango, raga. Un botto proprio. Comunque è una panna cotta al mango. Sei salito. Con una sbriciolata al cioccolato sopra. È croccante perché ci sta sopra, raga. Ci sta, lo sento la voce. Quando stai a questi posti, ragazzi, la dieta purtroppo non si può fare, nel senso, sono ospite da Priglia e al momento c'è un grande chef che appunto fa queste prelibatezze e quindi si mangia, ragazzi, si mangia, c'è lo sgarro, domani stiamo attenti, ma oggi c'è sgarro. Buonissimo. Preferisco più questa panna cotta che la mousse al cioccolato. Mi piace molto più il contrasto dolce e aspro del mango con la panna cotta. Abbiamo assaggiato tutto, ragazzi, quindi niente, questo video
ho giunto a termine, spero ovviamente vi sia piaciuto e vi lascio tutte le informazioni che posso vedere in descrizione, mi raccomando. Complimenti, roba veramente fantastica, sono soddisfattissimo, grazie ovviamente al Team Aprilia per darmi questa, per avermi dato questa opportunità, grazie mille. Vi invito a cliccare questa camera per vedere altri due video, 70 volte ancora le liste, cliccate di concedere per iscrivervi al canale e cliccate la campanella per prendere subito. Ci vediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui per quanto riguarda nell'area Aprilia, con altri video un po' particolari anche della gara, quindi ci vediamo questi giorni, bella ragazzi.